Moltissime associazioni dei consumatori sono in attesa del parere antitrust sulle bollette pazze, così sono stati definiti dell'ENEL. Lei invece ha fatto un'interrogazione parlamentare scritta, ha avuto risposta? Ho fatto l'interrogazione perché appunto l'antitrust ha aperto una procedura e sta verificando, secondo me ci sono anche delle responsabilità e certamente l'antitrust le, le, le farà emergere. Io, nel di tempo, anche per stimolare il governo a prendere dei, dei provvedimenti nell'interesse dei, dei cittadini, ho fatto un'interrogazione che ancora oggi. Eh, non mi rispondono. Il nostro regolamento prevede una risposta scritta entro 30 giorni. La prossima settimana sarò eh, lì eh, pronto a stimolare ul ulteriormente, altrimenti dovrò ricorrere a un question time in aula. Le associazioni consumatori parlano di una, di una prassi non corretta da parte dell'ENEL, perché molte persone non hanno letto le mail, molte persone non hanno ricevuto questa lettera dell'ENEL per il passaggio al mercato libero. Lei si è fatto un'idea? ma io ehm, Quando c'è poco controllo, eh, certamente qualcuno prova a... Eh, ad approfittarne, io non so se questo è accaduto, ho molta fiducia nell'antitrust che l'ho visto in altre operazioni e ha fatto molto bene il suo lavoro, penso che anche questa volta farà bene il suo lavoro.